Ciao a tutti da Podarac, oggi andremo a vedere un lavapavimenti aspirapolvere molto interessante. È inclinabile a 180 gradi ed è quello più completo e smart attualmente disponibile nel nostro mercato. Andremo a vedere che cosa ci includono all'interno della confezione, andremo a vedere come si comporta con l'aspirazione dello sporco per poi vedere l'applicazione e le conclusioni finali. Questo è il contenuto della confezione, abbiamo il lavapavimenti, tutto quello che dovete fare è installare la maniglia, ci mettete un secondo. Questa è la base che funge da ricarica, asciugatura e lavaggio con acqua calda. Mi piace perché è l'unica base di questa tipologia con cavo removibile e anche standard. Abbiamo un cane, gatto, coniglio che ci rompe il cavo, possiamo sostituirlo e trovare questo cavo facilmente in qualsiasi negozio di elettronica. Mi sarebbe piaciuto avere all'interno della confezione un detergente ufficiale, dobbiamo prenderlo noi, non schiumoso. Abbiamo istruzioni, un filtro di ricambio e questo scopettino per pulire le tubazioni. Parlando di design e specifiche tecniche principali, abbiamo un lavapavimenti che ricorda tanto i nostri aspirapolveri italiani. Abbiamo per lo più plastica ma di discreta qualità. In termini di specifiche tecniche, che cosa abbiamo? 17.000 pascal di aspirazione, abbiamo LED frontali, motorizzazione anteriore e posteriore delle ruote, acqua calda durante il lavaggio sulla sua base, asciugatura a 55 gradi, doppio serbatoio per l'acqua pulita e per l'acqua sporca. Per i serbatoi Roborock ha fatto una scelta unica, ovvero quello di nascondere il serbatoio dell'acqua pulita con la scocca principale del lavapavimenti. Infatti questo è il serbatoio che è ben nascosto, in questa maniera magari nel tempo, se dovesse mai formarsi del calcare, non lo vedremo perché è nascosto dal serbatoio. Una scelta interessante. Sì, l'unica cosa, sempre è piuttosto lungo, un po' difficile da mettere sotto il rubinetto. Mi raccomando, questa scritta non è a caso, solo detergenti non schiumosi. Vi lascerò il link in descrizione per il detergente ufficiale di Roborock, ma vanno bene anche gli altri, l'importante è che non siano schiumosi, niente candeggina, niente sostanze che possono corrodere i lavapavimenti, mi raccomando, fate attenzione. Qui dietro invece il serbatoio dello sporco è trasparente, bisogna premere questo pulsante, si sgancia e abbiamo accesso al serbatoio dello sporco da 450 millilitri con il filtro EPA che dura 6-12 mesi, dipende tutto da quanto sporco andrete a raccogliere. C'è questa maniglia che ci permette di accedere al separatore. Questo dispositivo ci permette di avere tutti gli oggetti solidi qui dentro, mentre i liquidi nel contenitore. Così non andiamo a buttare nel gabinetto capelli o sostanze solide. Per riagganciare è semplicissimo, basta fare così e siamo pronti. Anche per il manico Roborock ha voluto fare a modo suo, differenziandosi dai competitor, proponendo sempre qualcosa di ergonomico ma molto più minimalista. Abbiamo un display che ci dà tutte le informazioni sulla batteria, sullo stato dei serbatoi, sullo stato del wireless. L'app questa volta ha senso e cambia completamente il giudizio di questo lavapavimenti, rendendolo il più smart e interessante della categoria lavapavimenti a 180 gradi, inclinabile a 180 gradi. Tasto di accensione, tasto cambio modalità, tasto per l'autopulizia posizionato qui centralmente. Abbiamo il cambio modalità che ci fa cambiare tre modalità che sono eco, quella attuale, modalità auto che regola i lavapavimenti in automatico in base allo sporco, al sensore che riconosce lo sporco, questo LED diventa rosso se dovesse riconoscere dello sporco per terra, e modalità max. Qui manca una modalità, la modalità solo aspirazione, però vi posso dire che è compensata dalla modalità eco, mette veramente pochissima acqua, è come se fosse a tutti gli effetti una modalità solo aspirazione. In un'ora di lavaggio il serbatoio non si è riempito di acqua, quindi veramente pochissima acqua, è come se fosse solo modalità aspirazione. A questo punto direi di vedere in azione il lavapavimenti e vi faccio vedere come con l'app si può completamente personalizzare. A livello di design, vedete, è molto compatto.
Autonomia 50 minuti, provato con mano, effettivamente riusciamo a raggiungere anche di più. Io ho provato 55 minuti di autonomia, ho misurato con un cronometro impostando la modalità eco, cercando di avvicinarmi a quanto dichiarato da Roborock, che è 50 minuti. Io sono arrivato anche ben oltre, anzi verificando che a 40 minuti ancora eravamo al 35%, allora ho impostato una modalità un po' più potente e vedete il risultato finale, effettivamente ben oltre i 50 minuti. Se facciamo così, cosa succede di solito nei lavapavimenti? Parte in automatico, qui possiamo deciderlo via app, e molti preferiscono che deve rimanere ferma e che devi essere tu a premere il tasto di accensione. Pure guardate, vado in impostazioni e vado a premere sbloccare per riprendere automaticamente le pulizie, faccio su on. E guardate cosa succede adesso, io inclino la lavapavimenti e lei parte subito con l'impostazione di lavaggio del pavimento. E vi faccio notare che possiamo inclinare i lavapavimenti a 180 gradi. Come vi ho anticipato, anche le ruote sono motorizzate, vedete? Se sollevo loro iniziano a ruotare e sono molto intelligenti. Se io mi fermo, si fermano anche loro, non è che mi trascinano. Sono fatte veramente bene. Vi faccio notare anche che, oltre a parlare in italiano, abbiamo i LED frontali per vedere di notte. Parlando di altezze, la spazzola è alta più o meno sotto i 9 cm, mentre il corpo 15 cm. 15 cm, diciamo, diventano un po' importanti. Determinati mobili, come in questo caso, ahimè, non passa, si ferma a 14 cm, lui è 15. È arrivato il momento di vedere l'efficacia di aspirazione, quindi ho messo il solito scarto di caffè e vediamo come si comporta con la doppia telecamera. Iniziamo ad aspirare lo sporco e torniamo subito indietro. Vedete, lui con il sensore rosso dice: guarda, ho riconosciuto lo sporco, e vedete come con una semplice passata abbiamo già aspirato tutto lo sporco presente per terra. Veramente eccellente, e in questo caso regola la potenza di aspirazione per cercare di aspirare tutto quanto. Proviamo questa volta a vedere cosa succede con la modalità appiattimento, perché sento che la modalità in appiattimento va a ridurre la potenza di aspirazione, ma in ogni caso, come vedete, funziona egualmente, riesce a raccogliere il caffè allo stesso modo, ok? Poi volendo potete ritornare tranquillamente in modalità normale. Io mi sono accorto adesso che ho cambiato tutte le inquadrature, spero comunque di aver preso con almeno una delle due telecamere cosa ha fatto questo lavapavimenti. Adesso lì siamo con un liquido, l'uovo scaduto con i vari gusci, vediamo come si comporta. Un giorno vi inviterò in ufficio a farvi sentire tutti i bei odori che si sentono dopo questi test. Scherzi a parte, iniziamo, e come avviene per il caffè, vedete, in un attimo aspiriamo sia solidi sia liquidi. Mi dispiace mostrarvi queste immagini, ma è per farvi capire l'efficacia di questi serbatoi. Come vedete, tutto lo sporco solido è contenuto all'interno di questo accessorio, mentre il liquido si trova all'interno. In questa maniera non andate a buttare tutto questo sporco nel gabinetto rischiando di intasarlo. Una volta perdo volentieri 5 minuti a parlarvi dell'applicazione, perché secondo me è quello che dovrebbero fare tutti i produttori, non fare un'applicazione che mostra solo la manutenzione e lo stato degli accessori, quasi inutile, ma proprio permetterci di personalizzare il nostro dispositivo. Qui nella home in italiano abbiamo modo di avviare l'autopulizia a distanza, l'asciugatura da remoto, ma personalizzare qualsiasi aspetto del lavapavimenti. Per esempio, le ruote motrici vi danno fastidio, potete regolare con una potenza inferiore o media. In questa maniera qualsiasi persona si può adattare in base alla propria statura alla potenza di trazione delle ruote. Abbiamo modo di decidere il livello di aspirazione,
il livello di quanta acqua deve mettere sul rullo o sul pavimento. Abbiamo un parquet, mettiamo basso. Abbiamo un pavimento in marmo, mettiamo su alto. La velocità dei rulli, lenta, veloce. Se vogliamo ad esempio che parte subito appena la incliniamo, oppure dobbiamo noi dargli il comando, possiamo andare a modificare le impostazioni della base, per esempio fare una pulizia lunga, solo più economica per evitare di consumare acqua e corrente. Possiamo decidere se deve pulire con l'acqua calda a 60 gradi o se con acqua tiepida. Possiamo decidere se far fare l'autopulizia automaticamente appena posizioniamo il lavapavimenti sulla base, o decidere anche se fare solo 30, 60 o 90 minuti di asciugatura se per esempio abitiamo in zone molto umide. Possiamo decidere se accendere o meno il faro frontale. Rimane l'aspetto manutenzione per capire quando cambiare tutti i rulli, aggiornamento firmware, la lingua. Ecco, riguardo la lingua, diciamo che è bello che ci sia l'italiano, ma parla un po' in italiano. Ci sono molte frasi che sistemerei, ma spero con un aggiornamento firmware lo faranno. Per le impostazioni della base, guardate che figata, possiamo andare in pulizia programmata e decidere quando fargli fare il lavaggio. Per esempio, ogni giorno alle 3 del pomeriggio mi devi lavare il rullo, così non puzza. E questa è una figata unica. Abbiamo tra poco l'autopulizia, vediamo se lava effettivamente con acqua calda. Ci sono più o meno sul rullo 25 gradi. Gira sia in maniera oraria sia anti-oraria per togliere più sporco possibile dal rullo. Qui abbiamo preso il caffè, ovviamente è molto sporco. Andando qui con la termocamera, più o meno, sì, l'acqua si sta scaldando man mano. Vedete, siamo già quasi a 44 gradi. Poi ovviamente l'acqua arriva fredda, deve scaldarsi. Terminato l'autolavaggio, va a procedere con l'asciugatura. 30, 60, 90 minuti in base a come abbiamo impostato nell'app. Quello che mi piace di questo lavapavimenti è che da qualsiasi parte del mondo io prendo l'app e posso fermare l'asciugatura. Mi dice in tempo reale quanto manca, per esempio qui 27 minuti. Non è rumoroso, secondo me si può anche dormire con questo leggero rumore di sottofondo, ma se ci dovesse dar fastidio posso interrompere e programmare magari il lavaggio del rullo per il giorno successivo. Questa è la chicca che rende particolare questo lavapavimenti. Perché? Perché ha lo stesso costo di tutti i lavapavimenti a 180 gradi inclinabili che abbiamo visto fino ad oggi. Infatti di listino costa 599 euro, e abbiamo la possibilità poi nel tempo anche di vedere diversi sconti, quindi mi raccomando, entrate nel canale delle offerte, perché già il prezzo di listino è uno dei più interessanti considerando la quantità di cose che possiamo fare con questo dispositivo. Ecco, l'unico aspetto che magari è da considerare su questo lavapavimenti è l'altezza del corpo sotto i mobili. È la più alta, 15 cm a fronte dei 13-14 cm della concorrenza. Per tutto il resto è il lavapavimenti più completo a livello di funzioni e anche a livello di personalizzazione. Dove lo trovate? Lo trovate direttamente su Amazon, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Se avete altri dubbi, domande, curiosità, non esitate a scriverlo nei commenti, e mi raccomando, rimanete sintonizzati perché presto penso di portarvi un confronto per farvi capire tutte le differenze tra i vari lavapavimenti che ho provato. Va bene? Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!